ragazzi, in questo primo e nuovo video dove cercheremo di spiegare le meccaniche base delle armi di Dauntless dalla 1.7.0 in poi. Questa guida servirà appunto alla community italiana un attimo per avere la base per imparare o comunque capire come funzionano le armi. La prima arma che spiegheremo oggi, o meglio che spiegheremo in questo video, sono le lame catena. Le lame catena sono un'arma dove il danno non è elevatissimo, ma ha una buona velocità d'attacco. Infatti, la combinazione di combo è abbastanza veloce, con un danno non troppo alto. Infatti, vediamo tutti i danni, a parte quelli della lanterna, sui 200-300, ma comunque con un ottimo DPS. Le lame catena sono considerate le armi più safe del gioco. Infatti, grazie alla sua abilità speciale Repeater Dance, che è questa qui che adesso ve la faccio vedere, che è Danza del Mietitore, voi potrete staccarvi dal Behemoth e ritornare nel momento in cui volete, fino a un certo periodo di tempo. Infatti, dopo un certo periodo di tempo, se vi allontanate, andrete leggermente lontani per allontanarvi dal Behemoth, per appunto stare safe. Ora andremo a vedere la lista combo e le mosse che possono utilizzare le lame catena. Andiamo nel menu e clicchiamo il bottone lista mosse, dove potremo vedere tutte le mosse base, le combo e le informazioni generale. Allora, iniziamo subito con l'attacco con lame. L'attacco con lame è un attacco, diciamo in gergo, chiamato leggero, appunto un colpo con le lame dove è di corto raggio ed è incredibilmente veloce. Questo attacco può interrompere, quindi qualsiasi Behemoth che ha un attacco come posso chiamarlo, interrompibile, può essere interrotto tramite questo attacco, ma poi vedremo altri modi. Lancio con le catene, detto in gergo colpo pesante, è un attacco a lunga distanza che consuma stamina, a differenza dell'attacco leggero. Poi la transizione con le lame catena. Da lontano ci avvicineremo al Behemoth, semplicemente premendo Q o l'attacco speciale. Il Dizziness acrobatico, che è quello che vi ho fatto vedere prima, dove avvicino al Behemoth premiamo la special, dove ci allontaneremo. Se siamo in aria abbiamo due alternative: o l'attacco leggero che ci riporterà vicino al Behemoth, quindi schiveremo l'attacco e continueremo a combattere. Altrimenti ci sarà l'attacco pesante, dove ci allontaneremo, faremo un vortice e picchieremo il Behemoth. Questo generalmente viene fatto dopo 10 stack, che andremo a vedere qui in alto. Ci sarà un numerino con la special con il numero 10 che verrà utilizzato. Facciamo vedere subito, sperando prenda. Ok, vedi, siamo arrivati a 4, che è questo numerino qua. Questo numero qui ha un timer, un delay per rimanere attivo, e ogni volta che viene utilizzata la special si ricarica. Quindi 4, 5, 6, 7. Nove e 10. Questo qui è il numero massimo, vedi? Facciamo un altro combo. Se facciamo un altro combo dove ci allontaniamo e ci riavviciniamo, rimarrà sempre 10, ma verrà ricaricato il delay. A questo punto avremo il numero massimo ottenibile per fare l'attacco. Quindi carichiamo un po' di roba, ci allontaniamo e vediamo un numero, 7000 in questo caso. Un numero abbastanza buono, ma ripetiamo, è danno mirato e non danno base, che questo lo spiegheremo in un altro video, appunto ci interessa. Passiamo alle cose più importanti, sono le combo. Le combo per le armi sono fondamentali, perché servono per incrementare il DPS e avere un buon output di danno. Iniziamo subito. La combo, lama filata. Lama filata è una serie di attacchi che serve per fare danno. È molto veloce, ma con poco DPS e non consuma stamina, quindi se siete a corto di stamina potete tranquillamente continuare a premere il tasto leggero e andare avanti. Andiamo sulla carcassa, vediamo subito. È un buon comunque danno, fa comunque danno mirato, danno base, danno stordente, ma non consuma stamina. Infatti in alto a sinistra vedete che la nostra stamina è sempre a 110. Poi altra cosa,
Lancio della catena è semplicemente un attacco a distanza che consuma stamina. Non serve praticamente a nulla, serve solo a consumare stamina, perché il danno che vediamo, il DPS, è veramente basso. In più, consumando stamina, non possiamo schivare le robe varie. Quindi non utilizzatelo, per favore. Altra combo. Andiamo a vedere il vortice di lame, che è la terza combo, che anche questa non viene usata perché è un consumo di stamina e il danno è relativamente basso. Dove abbiamo leggero, 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 pesante, ripetuto. Andiamo avanti, ma c'è un consumo di stamina. Appena finisce la stamina o un determinato numero di colpi, finisce. Ok, quello viene andato a far vedere, ma fa niente. Fino a quando finisce la stamina, non potremo più utilizzare questa combo, che comunque non è delle migliori perché ha un consumo di stamina con un buon DPS, ma che si ferma, quindi con la stamina a zero non possiamo fare, diciamo, nulla. Passiamo invece alla combo che si utilizza per le lame catena, ovvero chiamata combo DPS o lame turbinanti, dove abbiamo un tasto leggero, leggero, pesante, leggero, dove abbiamo un consumo di stamina, ma abbastanza controllato. Arriverà a tendente sempre a zero se sarà costante. Ma appunto, come abbiamo spiegato prima, tramite la special possiamo tranquillamente scappare dal Behemoth. Questa qui è la combo che dovete utilizzare. Diventerà un po' monotona, ma è la combo più veloce e più potente possibile con le lame a catena. Molto semplice, poi vedremo applicata ai vari Behemoth. Ok, passiamo invece a mod special. Allora, ogni arma ha una special che possono essere sbloccate tramite il sentiero dello Slayer o nello shop di Lady Fortuna, e idem le mod. La special, come abbiamo detto prima, quella che viene utilizzata è Danza del Mietitore. Non utilizzate le altre due perché non fanno danno e non servono a nulla. Ma appunto, tramite Danza del Mietitore noi possiamo andare lontano dal Behemoth, tornare. Se abbiamo qualche problema o altro, prendiamo, lasciamo andare e ci stacchiamo. E quando abbiamo pullato 10 stack, possiamo fare, come ho fatto prima, la danno speciale, la special con la tasto pesante, dove farà una quantitativa di danno abbastanza alto. Invece, come special abbiamo due utilizzi principali: le lame dentate, che sono viene utilizzato con la special Danza del Mietitore, lame dentate per stare safe, cioè viene utilizzato solo quando c'è un attacco dove ci staccheremo dal Behemoth e poi torneremo per attaccare. Invece, la seconda mod utilizzata è lame inerziali. Lame inerziali, come c'è scritto, dopo aver utilizzato una mossa speciale, ovvero questa, abbiamo il successivo utilizzo entro 4 secondi gratis. Quindi ogni volta che utilizziamo la special abbiamo 4 secondi di carica di queste 4 palle gratuita, quindi non vengono consumate. Ora faremo vedere l'utilizzo della combo Pangar o Boreus, in questo caso è il legame, con la mod lame inerziali.
La seconda casistica invece è l'utilizzo delle lame catene con la mod lame dentate. Come vedrete, l'utilizzo della specie sarà meno, si utilizzerà molto meno perché si dirà solo per schivare, perché non abbiamo la stessa quantità di utilizzi che possiamo avere con le lame marziali. Spero che questa spiegazione sia stata abbastanza comprensiva e che riusciate a utilizzare queste meccaniche. Se avete domande o altro, scrivete pure nei commenti, cercherò di rispondervi. Nel caso ci trovate sul gruppo Telegram, Facebook o il nostro Discord della comunità italiana. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ciao ciao!